canestro ad acqua, quindi con Villagrande sulla sinistra rispetto alla postazione che occupiamo qui sulla tribuna contro Cardedu, maglia verde militare, penultima manche, via, partiti quindi per la penultima manche del secondo gioco. Dunque abbiamo due aggiornamenti per quanto riguarda il Jolly. L'hanno giocato per questo gioco Lanusei e Tortoli, quindi le due squadre provano a incrementare subito il proprio risultato, il proprio punteggio giocando il Jolly, cercando di andare in almeno in doppia cifra, quindi si sentono forti, si sentono in grado di riuscire a vincere, a ottenere molti punti in questo gioco. Probabilmente l'hanno provato più volte e hanno capito che sia consono alle loro caratteristiche, per cui Jolly, Lanusei e Tortoli. Bel canestro di Villagrande, si svuota l'acqua, una parte finisce fuori dal contenitore nero, ma si va avanti, troppo corto il lancio della giocatrice di Cardedu. Allora vediamo un po' se la piccola atleta di Cardedu riuscirà a fare il canestro, no, per un soffio davvero. Vediamo invece se ci riesce l'atleta di Villagrande. Sì, bene, si va a scoppiare il palloncino e poi l'acqua via, fila dentro il contenitore nero, un altro canestro ancora, molto bene Villagrande in questo primo scorcio di gioco, ancora Cardedu, troppo corto il lancio, ancora Villagrande che fa canestro, sono davvero dei bravi cestisti lì a Villagrande, in quello che stiamo vedendo. Vediamo Cardedu che attende il palloncino che viene riempito all'interno della piscina azzurra con il solito tentativo di disturbo delle pistole ad acqua sul tiratore. Vediamo un po' Cardedu che ci riprova, canestro perfetto questo da parte di Cardedu, anche Villagrande fa canestro ancora una volta, bene anche Cardedu che ha in questi ultimi tiri ha raddrizzato la mira. Vediamo un po', Villagrande si appresta al nuovo lancio, ottimo anche questo. Vediamo Cardedu che si accinge a un nuovo tentativo di lancio. Vediamo chi ci prova. Vediamo un po' il palloncino. Vediamo. Ottimo questo canestro, anche un po' elaborato, un po' macchinoso, ma è arrivato. Ancora Villagrande che prova. Ci prova di nuovo Cardedu e ci riesce. Ennesimo canestro della squadra. Questa è una sfida all'ultimo palloncino. Vediamo Villagrande che praticamente va sempre a canestro anche in questa circostanza. No, il palloncino è uscito. Vediamo se ci riesce invece adesso Cardedu. Ci prova con un suo baby atleta, vediamo un po', ottimo anche questo canestro. Qui ci sarà da sudare per sapere chi ha vinto, ancora un minuto e mezzo scarso alla fine di questo penultimo round del secondo gioco canestro ad acqua in questa manifestazione delle Ogliastriadi in corso al campo sportivo Ligius di Lanusei. Ricordo che è stato aperto il baretto qui alle nostre spalle sul piazzale del palazzetto dello sport con tante bibite e panini, visto che è mezzogiorno e mezza. Si sente un leggero languorino, bene Villagrande ancora col canestro, vediamo Cardedu che va all'ennesimo tiro, ottimo anche questo canestro. Direi che i contenitori qua in questa circostanza sembrano raccogliere tanta acqua. 4 minuti e 40 ci sembra al nostro cronometro, manca davvero poco.
al termine del round, arbitri col fischietto in bocca, 4 minuti e 50, vediamo ancora qualche manciata di secondo a ecco qua, finita la gara, non c'è più tempo per un tentativo di canestro e siamo molto molto curiosi di sapere quanta acqua hanno immagazzinato nei contenitori neri gli atleti di Villa Grande a sinistra rispetto alla nostra postazione con la maglia Bordeaux e i verdi di Cardedu. Vediamo. Un'attacca, una buona attacca. Avevamo avuto l'impressione di una grande sfida questa. Vediamo Villa Grande che ha fatto tanti canestri. Vediamo se corrisponde la nostra impressione al risultato raggiunto. Esulta Villa Grande, per cui ci sembra un po'. Dall'esultanza ci sembra che abbia vinto Villa Grande in questa sfida con. Contro Cardedu. È un buon risultato anche quello di Cardedu, Infatti gli arbitri sono lì che analizzano proprio al centilitro. Qui c'è molta precisione da parte degli arbitri, come i loro colleghi del Guinness World Record. Villa Grande che si avvicina al gazebo per l'intervista. Tore, mi senti? Tore. Eccomi. Ci sono. Perfetto, per l'intervista va vicino a te Matteo Cadeddu. Quindi, caro Matteo, siete in corsa, Hai sentito? Siete in corsa. Siamo in corsa, ma siamo più felici di una cosa. Durante quest'ultima partita abbiamo giocato contro i ragazzi di Cardedu, contro il comune di Cardedu, una parte importante del loro comune. Abbiamo giocato alla Marina di Cardedu e di Gairo. E l'abbiamo vinta! Quindi d'ora in poi per tutti i chioschetti di Gairo dovrete venire a Villa Grande perché li chiuderemo tutti per favorire il turismo a Villa Grande. Oh, finalmente un po' di sano agonismo. Ma è vero che... Aspetta, ragazzi, scusate. Lo vedete adesso? Sì. Ma tu sei il campione della squadra, il vero campione della squadra. Chi è? Io! Viva la sincerità, quindi! Grazie, buon divertimento! Grazie anche a Matteo Cadeddu, presidente della Proloco di Villa Grande. Ecco qua, Cardedu che se ha perso questa sfida mi sa che proprio l'ha sfiorato di poco il colpaccio su Villa Grande, una comunità molto più numerosa rispetto a Cardedu, quindi... Ci siete? Benvenuti a Cardedu! Cardedu, cosa è successo? La cosa divertente è che abbiamo giocato pezzi di terreno del comunale nostro e abbiamo dato praticamente Gairo, cioè Cocorroce su Zirbone, quindi praticamente... Cioè, come è questa situazione, quindi, de Sallacana sa de sus comune? E poi del pentallega con Tertenia, grazie, ci vediamo dopo. Grazie a Cardedu, un abbraccio. E cambiano anche i confini.